Ragazzi, buonasera. Allora, stasera parlo di un concetto che ho appunto preso da questo libro, di cui vi ho già parlato, ho già fatto un video al riguardo, molto interessante e, come ho già detto, non pensavo, anzi lo consiglio a tutti. E c'è un concetto che mi è molto piaciuto, appunto parlava di un esperimento e il concetto lo chiama essere in movimento o entrare in azione. C'è stato un esperimento fatto in Florida, appunto da un professore, in cui cosa ha fatto? Ha diviso la sua classe di fotografia, appunto penso insegnasse fotografia, comunque in due gruppi, dove il primo gruppo gli avrebbe dato un voto in base alla qualità della fotografia. Cosa intendo dire? Che potevano fare anche solo una foto, ma se questa era una foto di altissima qualità, questi studenti avrebbero preso 10. Adesso i voti erano diversi da quello americano, da A, B e C, però io per semplificare dico da 1 a 10. 10 era la qualità migliore, invece scalando ovviamente la qualità era minore. L'altro gruppo invece non era basato sulla qualità ma sulla quantità, cioè se una persona avesse fatto 100 foto ma anche di merda avrebbe preso 10, se ne avesse fatte 90 avrebbe preso 9, se ne avesse fatte 80 potevano essere bellissime, avrebbe preso 8 comunque. E cosa è stato interessante alla fine dell'esperimento? Che quando appunto hanno dovuto consegnare queste fotografie si è reso conto che le fotografie più belle, le migliori, arrivavano appunto dal gruppo in cui il voto andava in base alla quantità di fotografie, il che potrebbe sembrare controintuitivo perché in teoria loro potevano fare 100 foto di merda, avrebbero preso comunque il massimo, invece l'altra squadra, in base appunto alla qualità. E quando invece nell'altro gruppo la qualità delle foto era mediocre. Questo perché? Perché troppo spesso, è molto interessante appunto questo concetto, noi stiamo lì a programmare, cioè questo gruppo qua, quello della qualità, è stato lì a programmare, pensare quale potesse essere la foto migliore, ma non è mai entrato in azione, non ha mai provato a fare diverse foto per vedere quale potesse essere la migliore. Invece questo gruppo che eravamo basato sulla quantità, ha dovuto riprovare, ha provato con luci diverse, ha fatto tantissime foto e alla fine quindi ha avuto anche l'idea di quali fossero le foto migliori. E questo come si rispecchia nella nostra realtà? Si rispecchia nel fatto che troppo spesso noi stiamo a progettare delle cose ma non entriamo mai in azione. Cosa intendo? Ti faccio un esempio, palestra, stiamo lì a programmare quale può essere la dieta migliore, ma poi non intraprendiamo mai un pasto salutare, non iniziamo mai veramente a tutti i giorni a comprare qualcosa di più salutare, a mangiare meglio, a controllare l'alimentazione. O anche per l'allenamento, stiamo lì a cercare la scheda migliore, quale può essere l'allenamento migliore, ma poi non lo mettiamo mai sul campo. Quando in realtà questo è programmare, progettare tutto è un essere in movimento, ma entrare in azione è fare qualcosa veramente dei passi in avanti verso il nostro obiettivo. Un altro esempio può essere come se io mi mettessi qua e sto tutte le settimane lì a programmare 3, 4, 5 video a settimana, dico ok dai, in questo modo posso arrivare a 300, 400 iscritti in tot tempo, mi piace tutto, ma non mi metto mai a fare video in prima persona. Capite che ovvio ci sta il tempo per progettare, ma troppo spesso noi usiamo il tempo per programmare, per progettare come una scusa. Perché? Perché se noi programmiamo è un rischio senza fallimento, cioè noi facciamo qualcosa, siamo sicuri che non falliremo perché stiamo solo programmando. Se invece dobbiamo anche agire, cioè dobbiamo iniziare ad agire, lì c'è il rischio di fallire. Ovviamente noi spesso e volentieri abbiamo paura del fallimento. Il problema è che spesso questo movimento, essere in movimento, ci dà l'impressione di stare facendo qualcosa per raggiungere i nostri obiettivi, quando in realtà stiamo solo procrastinando. Quindi la cosa importante è cercare di agire di più. E è per questo che io quando parlo con qualcuno, cioè io quando ho iniziato questi video su YouTube, se andate a vedere, sono dei video di merda i primi video, come questi, altro non è, però i primi erano orribili. Ma lì cosa ho fatto? Sono entrato in azione, cioè io potevo star lì a programmare e dire cazzo faccio questi video, li faccio bene, e poi però non agivo e quindi non ci sarebbe neanche questi video che sto pubblicando, se io fossi stato lì a continuare a programmare e progettare. Invece ho detto mi butto, faccio qualcosa a caso. Se invece fossi, come vedo tanta gente fare, dico ok, pianifico, monto i video, voglio fare questa cosa qua, questa è l'idea, e conosco la gente, a volte ho fatto anch'io così, però il problema è che poi non entri mai in azione perché non è mai perfetto quello che vuoi, ovviamente non sarà mai perfetto, non sarà mai come te lo aspetti, soprattutto all'inizio. E quindi è un po' come un esempio fatto su di me, ovviamente questo ci devo lavorare, dico adesso progetto, voglio fare con questo programma, montare i video e tutto, ma se non provo mai, non arriverà mai il giorno in cui io inizio a montare i video e saranno perfetti, musica e cazzate varie enormi.
devo iniziare da ora, mano a mano migliorerò nel corso del passare del tempo. E appunto questa cosa qua degli obiettivi mi ha dato un grande spunto questo libro, perché troppo spesso ci focalizziamo sull'obiettivo, ma l'obiettivo per una persona come me, che può essere l'obiettivo di arrivare a 84 kg di peso con muscoli e tutto, arrivare a 10% di body fat, quello che volete, ma come può essere l'obiettivo magari per voi di raggiungere un determinato gradino nella carriera o raggiungere un determinato 30 all'esame, l'obiettivo non deve essere quello, l'obiettivo deve essere diventare quella persona che può avere questi risultati. Cioè, io voglio arrivare a questo determinato peso, l'obiettivo deve essere diventare la persona che si allena, diventare un atleta, diventare una persona che si allena 3 volte a settimana e che sa contare calorie e controllare l'alimentazione e tutto. L'obiettivo non deve essere prendere 30 all'esame, deve essere diventare uno studente disciplinato che studia tutti i giorni. E questo mi ha molto piaciuto, perché ho visto i miei obiettivi in una chiave diversa. Cioè, invece di star lì a programmare, dire ok, programmo, ma programmo cosa? Programmo le azioni che devo fare tutti i giorni. Cioè, se io voglio vincere una maratona, non mi metto lì a programmare, sì, programmo anche ovviamente, ma inizio a correre, cazzo. Mano a mano verranno i miglioramenti, mano a mano mi comprerò scarpe migliori, mi allenerò meglio, capirò quando devo spingere di più, quando devo spingere di meno, come mangiare, tutto. Ma tanto inizio e divento la persona che può raggiungere quell'obiettivo. Quindi ragazzi, io direi che ho detto tutto per questo video. A me è un libro che è molto piaciuto, davvero mi ha sorpreso e ve lo consiglio, Piccole abitudini per grandi cambiamenti. Quindi ragazzi, spero vi sia piaciuto il video, vi auguro tante belle cose, statevi bene, ciao ciao.